La rivoluzione dei macchiaioli fu una rivoluzione e di contenuti e di forma. Allora, intanto la macchia. La macchia è un modo, diciamo, di contestare il tipo di esecuzione accademica e romantica, la finitura accademica e romantica, diciamo, del dipingere. Dipingere a macchia significava ridurre tutto, cioè colore, luce, chiaroscuro, a sole macchie di colore, per restituire appunto profondità, spazialità e naturalezza alle immagini del vero, che sono l'oggetto della pittura dei macchiaioli, perché appunto di pari passo alla rivoluzione tecnica, ma quella contenutistica, cioè non si raffigura più i valori sentimentali, patriottici attraverso i grandi apparati della pittura romantica, i grandi quadri in costume, le grandi scenografie del passato, ma si cerca di raffigurare il presente sia con scene di vita borghese, viste coi propri occhi, sia attraverso i dettagli della natura, che non necessariamente devono essere dettagli, aulici, ma possono essere anche semplicemente un muretto bianco per vaso di luce, per restituire però l'attualità del messaggio, della sensibilità dell'artista contemporaneo. I macchiaioli all'epoca della loro rivoluzione erano poco più che ventenni e i temi della loro rivoluzione erano, diciamo, naturalmente temi, diciamo, espressione della loro necessità di essere uomini giovani del proprio tempo. Quindi, cercare dei riferimenti culturali importanti, e i macchiaioli li trovarono nella grande pittura del 400 fiorentino, però guardare alla vita intorno a loro, cioè raffigurare ciò che era intorno a loro, perché, per essere uomini del proprio tempo, per fare un'arte che fosse espressione della propria epoca, che si potesse dire, ecco, quello è un quadro dei macchiaioli, perché anche un muretto bianco doveva avere la caratteristica del proprio tempo, esprimere proprio il sentimento più profondo della propria epoca. Naturalmente i macchiaioli furono molto sensibili non soltanto ai temi patriottici. Qui alle mie spalle abbiamo appunto le cucitrici di camicie rosse, una pagina di risorgimento al femminile dove ci sono questa riunione di donne, sono probabilmente amiche o forse anche parenti, sono le mamme, le fidanzate, le sorelle dei garibaldini che al di là della finestra chiusa stanno combattendo per l'unità d'Italia. E quindi c'è una sospensione di gesti e di sguardi, di attenzione. È una grande tensione etica e morale in attesa appunto dei risultati, diciamo, politici, patriottici di queste battaglie che si stanno compiendo e che sono fondamentali per la costruzione dello Stato italiano. Ma quello che premeva ai macchiaioli non erano soltanto i confini dello Stato d'Italia, loro volevano anche quel riscatto sociale e civile, una società migliore, ed è per questo che combattevano anche, non soltanto per l'unità, ecco, ma anche per una società migliore. In questo aspetto saranno, ahimè, delusi, e il più deluso sarà Giovanni Fattori. Alcuni di voi ricorderanno il famoso quadro dello staffato, il soldato trascinato, risarcionato dal proprio cavallo e trascinato nel niente, nel nulla, in un confine, diciamo, nella nuda campagna toscana, è un grido di dolore per tutti questi ideali risorgimentali che erano stati poi in ultimo traditi dalla cattiva politica che ci perseguita sin da allora e continua a farlo. Naturalmente la fortuna dei macchiaioli ha avuto un percorso diverso rispetto ad esempio a quella di un altro importante movimento europeo della stessa epoca, l'impressionismo francese, perché gli impressionisti, al di là delle prime opposizioni del pubblico e della critica, riuscirono poi a filtrare all'interno del contesto collezionistico, non solo francese ma direi internazionale, per non dire intercontinentale, trovando appoggio presso critici, presso collezionisti, e ottenendo quella diffusione universale che caratterizza l'impressionismo. I macchiaioli invece sono legati ad un contesto che è l'Italia dell'epoca, molto più, diciamo, limitato. E i collezionisti, certo, c'erano collezionisti che compravano le opere dei macchiaioli, lo Stato stesso qualche volta ha comprato opere di questi artisti, però, diciamo, non c'è stata quella diffusione capillare, quel sostegno della critica che avrebbe consentito loro di emergere per quello che faticosamente sono emersi con 100 anni di fortuna critica altalenante, ma sempre perennemente appunto in crescita, che porta alla valorizzazione di questo importante movimento.